Thank you.
sul tetto dell'edificio. Io abbasserò la gru. Qua su! Si sai fare, Bratuca, ma che roba! Quei mutanti sono ossi belli duri. Gli abitanti del villaggio non hanno speranze contro di loro. Ma tu li hai spazzati via come se niente fosse. Beh, comunque piacere di conoscerti. A proposito, io sono Crest. Vieni dal treno? Scommetto che la gente di qua non è stata molto accogliente. Hanno aperto subito il fuoco, eh? Certo che sì, stupidi bastardi. Ho imparato a conoscerli molto bene. Quegli idioti hanno una specie di culto. Credono sia stata la tecnologia a distruggere il mondo. Perciò non vedono molto di buon occhio le persone intelligenti. E neanche me. Volevano chiudermi in gattabuia. Così ho accettato di combattere contro i demoni elettrici per farmi perdonare i miei peccati. Visto che stando a sentire loro, io ero in combutta con Satana. Figurati, un satanista e io. Io, che ho riparato motori e lavorato nel commercio per tutta la vita. Ma ora me ne vado a est. Sono stufo di questi posti. Non c'è più niente da fare. Le città sono scomparse. Dappertutto spuntano banditi e bestie.
ma oltre il Volga c'è tutto un mondo pieno di opportunità. Così sono arrivato qui con la mia motrice carica di merci, sperando di vendere qualcosa lungo il viaggio. Che stupido, è già tanto se ho salvato la pelle. Ad ogni modo, stavo pensando a un piano che ho da tempo, ma da solo non sono mai riuscito a metterlo in pratica. Però, dato che anche voi siete diretti a est, da quello che ho potuto vedere con il binocolo, è un miracolo che la vostra locomotiva funzioni ancora. A proposito, prendi il binocolo, ti faccio vedere un po' di cose. Innanzitutto, guarda il ponte. Vedi quella sezione in alto? Dovrebbe abbassarsi se il meccanismo di emergenza ancora funziona. Katia, quella della chiesa, ne sa di più. Io non sono mai stato sul ponte. Là, sulla destra, vedi quell'enorme hangar? È il terminal. Quelli della setta lo considerano un posto sacro e l'hanno ricoperto di graffiti. È lì che vive il loro grande Ameiurus. Stupidi bastardi. Ancora più a destra. Vedi l'edificio vicino a tutti quei vagoni? Era un deposito ferroviario. Ora è un covo di banditi, ma di per sé il posto non è male. Anche l'area circostante non è male. È buona per andare a caccia e cose del genere. Ci ho allestito degli accampamenti sicuri. Puoi usarli per riposarti, riparare l'equipaggiamento e così via. Sempre che tu non preferisca passare le notti accanto a un fuoco. Adesso ti faccio vedere la mia casa. Ed ecco il mio tugurio. Ecco, è qui che vivo. Non è una reggia, ma c'è un letto. Quindi se sei stanco, beh, fai pure come fossi a casa tua. Ho costruito anche un tavolo da lavoro. Se ti servono munizioni o granate, ci sono delle materie prime da cui partire. Usa pure tutto quello che trovi. Io non posso portarmi dietro tutta questa roba. Forza, non fare il timido. Questa non è solo una bella faccia. Qua dentro c'è anche molta esperienza accumulata negli anni. Sanno riparare le cose. Se mi portano voi, non ve ne vedi. Ho comprato qualche sigaretta dagli abitanti del villaggio, prima che quegli idioti mi cacciassero. A quelle teste vuote non piaceva la mia torcia. Quando l'hanno vista mi hanno esiliato dal villaggio e dal culo. Con questo cavo puoi scivolare giù. Basta agganciarsi e si va. Ma non ti conviene arrivare subito. Thank you.
Artyom, sentivo che mi chiamavi. Si stava così bene lì. Ma poi ti ho sentito. Non potevo abbandonarti.
Martin mi ha trovato. Cos'è questo posto? Le diva chimiche. Deve trattarsi di un deposito o di una discarica. È stata stata la gente del Grazie, posto. Amore mio. Come segnalazione. Ok. Allora, Artyom, che dici? La tiriamo su? Scordatevelo. Posso camminare da sola. Un attimo di riposo e poi andiamo. Il vecchio starà dando di matto al pensiero che la sua preziosa figlia possa essere ferita o peggio. Sono io. La batteria della radio era morta, si era bagnata. Non preoccuparti, sto bene. Sono con Artyom e con i ragazzi. Indietro, aiuta Stefano a convincere papà a lasciare i Kikati e Nati a viaggiare con noi.
Artyom, ora mi sento molto meglio. Davvero, dico sul serio. Di un po', se ti aspetto allora. Così potremo riconoscerle se le vediamo. Di enormi robot umanoidi dipinti a stelle e strisce e con gli reattori nucleari attaccati al culo e vedessi la luce piena di hamburger, patatine, miscele. Dai, era una domanda seria. Allora ti rispondo seriamente. Come cazzo faccio a sapere che aspetto hanno? Sono almeno 20 anni che non ne vedo più una. Recinzioni, torri di guardia, pattuglie, edifici, tutte le basi si assomigliano. Finora niente del genere. Dobbiamo ancora vedere qualcosa di lontanamente simile a una base. Ma se ne vedessimo una, basterà fare un saltino, sempre che mi ricordi ancora un po' di inglese. Ok, capito, ma stai calmo. Davvero siete convinti che qua ci siano degli americani? All'inizio ci avevo quasi creduto, ma ora penso che l'unico americano... Per me va benissimo. Almeno con te potremmo risolvere le cose diplomaticamente. Artyom, aiutaci! Il vecchio non vuole che Katia e Nastya vengano con noi. Anche se Katia ci ha indicato dove trovare un vagone passeggeri... Quindi... noi... dobbiamo tornare indietro. Ma dove andrete? Quei fanatici vi mangeranno vive. Forse loro... veramente non lo so. Certo, non è una questione di spazio. È probabile che per attraversare il ponte dovremo combattere. E non sappiamo quali altri pericoli ci aspettano. Ma in ogni caso... Gli ho detto che potrei essere d'aiuto. Sono un'infermiera. E l'ho avvertito che il ponte può essere abbassato. Sì, gli ho anche detto di quel vagone nel deposito ferroviario. L'abbiamo usato per arrivare fino a qui. È messo molto bene. L'abbiamo preparato per un lungo viaggio.
zio Artyom, ti prego, facci venire con voi. Farò la brava, aiuterò tutti, lo prometto. Su, Nastia, non infastidire zio Artyom. Non preoccuparti, Nastia. Vedrai che zio Artyom parlerà al comandante e sistemerà. Lo zio Artyom è più importante di quel brutto comandante con le gambe di metallo. Non puoi dire queste cose, tesoro. Beh, lo zio Miller è il capo qui, ma per lui conta molto quello che pensa Artyom. Non è così, zio Artyom? Sarei andato io a prendere il vagone, ma figuriamoci. Postazione incustodita, attacco nemico, corte marziale, la solita solfa. Perciò sta a te e ad Anna cercare di convincerlo. Ci porterete via da qui. Vi prego. Certamente, non preoccuparti. Grazie mille, non ti deluderò. Ehi, Artyom, visto? È andato tutto bene. Vieni qui, Artyom. Siediti. Forse possiamo attraversare il ponte senza doverlo assaltare. Ci sono delle carovane di mercanti che risalgono il fiume. La gente del ponte commercia con loro. Se ci travestiamo da mercanti, potremmo infiltrarci e abbassare il ponte. Secondo Katia funziona ancora. Se ci muoviamo velocemente, non ci fermeranno. E anche se ci provassero, lo attraverseremo lo stesso, che quei fanatici lo vogliono o no. Vogliono il sangue? Lo avranno. Ora non ci resta che attendere la barca dei mercanti. Signor colonnello, non possiamo lasciarle qui così. Così se le mangeranno vive. Stefan! Usa il cervello prima di aprire la bocca. Sai dove stiamo andando, vero? Ti rendi conto di cosa dovremo affrontare? Secondo te dove dovrebbero dormire sull'Aurora? Sulle casse di carbone? Noi spartani possiamo farlo. Ma per una donna, e per giunta con una bambina di 6 anni, questo è inaccettabile. Possono usare la mia coperta. Io andrò nella sala caldaia. Non riuscirai a dormire lì dentro. Rischi di addormentarti al turno di guardia e di farti ammazzare. Quel che è certo è che non possiamo abbandonarle. Perché intanto non andiamo a prendere il vagone di cui parlava Katia? Non possiamo lasciare qui la bambina. E poi dovremmo dormire a turno ancora per molto. Ricominci di nuovo? E come proporresti di recuperarlo, quel vagone? Sentiamo! Non porterò certo lì l'Aurora. Non è necessario. Ho una motrice nascosta nel terminal. Può trainare un vagone come se niente fosse. Io e Artyom possiamo andare a prenderla e riportare il vagone. Tu non vai da nessuna parte. Io e te dovremmo lavorare tutta la notte per finire le riparazioni. Da solo non posso farcela. E va bene, avete vinto. Sono stufo di fare sempre la parte del cattivo. Prendiamo quel vagone e portiamo con noi i civili. Artyom, vuoi occupartene tu? Artyom, ascolta. Se avvisti la carovana, lascia tutto e corri al porto. Sarà l'opportunità migliore per attraversare il ponte. Grazie, papà. Katia e Nastia te ne saranno molto grate. Vieni, Artyom. La motrice è fusibile. È un vero gioiellino. Non ti deluderà, vedrai. Quante ne abbiamo passate insieme, io e lei? Abbiamo trasportato di tutto. E lei mi ha sempre tirato fuori dai guai. Artyom, vorrei darti un paio di consigli, visto che stai andando al terminal. È parecchio distante e... Senti, se ci vai di notte, il rischio di incontrare dei banditi è minore. Rimangono nei loro accampamenti quando fa buio. Ma non sarà comunque una passeggiata, perché troverai in giro più bestie. E ci sono anche le anomalie elettriche. I fanatici le chiamano i demoni dell'elettricità. Valuta bene le varie opzioni prima di partire. Artyom, Duke è in missione in quella zona. Tiene sotto controllo il ponte. Il segnale è pessimo lì. Riceviamo praticamente solo interferenze. Se lo vedi, fatti raccontare gli ultimi sviluppi sul terminal. Scommetto che eri d'accordo con Anna e Stefan. Credimi, anche a me sta a cuore il destino di quelle due là.
Non sappiamo se quello che ci aspetta sarà meglio dei fanatici. Immagino che chi vivrà vedrà. Sei stato bravo a convincere. Artyom, per averci aiutato. Non so proprio che fine avremmo fatto. Senza. Ciao Artyom, come stai? Conosciò? Questi Lantius. Aspetta che parta il treno prima di ringraziarci. Ora dipende tutto da Artyom. Auguratevi buona fortuna. Certo, che Dio ti benedica, Artyom. E anche te, Stefan. Grazie.